Con il nostro lavoro e ci riprenderemo il filmato quando il pane sarà pronto, sarà cotto e pronto per essere sfornato. Allora, è passata circa un'ora e 10 minuti da che abbiamo cominciato a infornare. Ora il pane è pronto e cominciamo a sfornare il pane. Logicamente cominceremo a togliere dal forno prima il pane piccolo, in quanto la cottura è più veloce. Questi sono i filoni da 1 chilo. Questi sono i filoni da 1 chilo, che sono già belli e pronti. Ora andremo a vedere altre pezzature. Questi sono i cuscinetti da 0,5 chilo. E le belle pagnotte da 1 chilo, i cuscinetti da 1 chilo. Quindi, come abbiamo visto, dopo un'ora e 10 minuti il pane è pronto. Ora, per accelerare i ritmi, spegniamo la telecamera, finiamo col filmato, perché il pane bisogna tenerlo fuori nel più breve tempo possibile, altrimenti brucia. Questo è tutto il pane che è venuto fuori dal primo impasto. Ora, se ricorderete bene, da ieri mattina all'una che abbiamo messo il lievito, sono passate circa 14-15 ore. Allora, tutto questo tempo per tirar fuori questo pane. Sentire lo scricchiolio del pane che si sta raffreddando. Questo, quando si sente questo scricchiolio, dai detti dei vecchi fornai si dice che il pane che sia un buon pane. Dopo di questo aspetteremo la prossima infornata del pane di casa, quello a lievitazione naturale, quindi lo sfornamento, e quindi concluderemo la nostra... Questo pezzetto di pasta che sta dentro questo ciotoletto è il lievito che abbiamo lasciato per rifare il pane domenica sera, mettere il lievito e ricominciare con fare il pane. Questo è il lievito madre.
metteremo in frigorifero e verrà riutilizzato domani sera. Questa pasta che va adagiandosi sul tavolo, che stiamo mettendo sul tavolo, è il pane integrale. Filmare il nostro lavoro. Questo, come vi avevo detto questa notte, è il pane a lievitazione naturale che adesso andremo ad infornare. Come potete vedere dall'orario, sono le 6:15. Facendo un breve conto, questo pane è stato lievitato per 8-9 ore. Potrebbe stare ancora un'ora circa, però per questione di tempo adesso andremo ad infornare. Allora, eccoci qua, siamo ritornati nuovamente al pane a lievitazione naturale. Ci siamo dovuti fermare un attimo in quanto abbiamo dovuto tirare fuori dal forno le pizze, quindi sono passati ancora 10 minuti, un quarto d'ora. Per cui adesso andremo a infornare. Questo pane ha molte caratteristiche. Innanzitutto il suo sapore non è come il pane normale, in quanto ha un sapore, ha il vero sapore del pane, un sapore che ormai il nostro palato non è più abituato, abbiamo perso completamente. In più questo pane è molto digeribile, in quanto essendo privo di lievito di birra non gonfia, tende a seccarsi molto di meno del pane normale, e la sua mollica quando è rafferma non è come un pane normale che diventa gommoso, ma è una mollica che tende a spezzarsi. L'interno di questo pane, la sua mollica è molto porosa, ha dei buchi molto grossi, addirittura delle volte fa dei buchi grossi come il pugno di una mano. Questo pane è anche stato tralasciato in quanto per la sua difficoltà e la sua lavorazione, che è molto lunga, per cui si richiede molto tempo, e oggi non ci è più permesso di lavorare tutto questo tempo per una sola specie di pane. Le lavorazioni sono molto veloci, per cui bisogna adattarsi. Finito di infornare, adesso aspetteremo un'oretta e mezza, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, e andremo a sfornare il pane a lievitazione naturale. Sono le 7:30 e precisamente a un'ora e mezza da quando abbiamo infornato. Ora cominceremo a sfornare il pane a lievitazione naturale. Questo è il pane a lievitazione naturale. Se solo potreste sentire il profumo che tira fuori questo pane, è così.
Con questo abbiamo finito la nostra, il nostro video del pane a lievitazione naturale e del pane comune. Sono le 7:30 di mattina e, come abbiamo visto, stiamo lavorando dalle 9 di ieri sera. Ci sono volute 10-11 ore di lavoro per portare a termine questo pane. Allora, prima di chiudere completamente, una piccola premessa da parte mia per conto dell'Associazione Panificatori. Allora, abbiamo finito di fare tutto quello che dovevamo fare e voglio scusarmi con voi perché questa videocamera è una videocamera amatoriale e non c'è stato nulla di preparato, ma abbiamo fatto tutto così, mentre si lavorava. E praticamente non abbiamo preparato niente. E vorrei scusarmi per il linguaggio, ma io non sono un professore, sono un semplice fornaio. E solo una cosa vorrei raccomandare: ho cercato di parlare con le parole più semplici, perché questo filmino dovrebbe essere visto sia dai ragazzi delle scuole medie che dai ragazzi delle elementari, per farli capire il più possibile. E scusate. Allora, come vi dicevo, abbiamo dovuto interrompere perché c'era la radio accesa e credo che non si sia capito molto quello che ho detto prima. Comunque, un appello voglio fare a voi ragazzi, è che dovreste sensibilizzare i vostri genitori a farvi consumare più pane. Ricordatevi che una fetta di pane intrita nell'olio, con la marmellata, con la Nutella, con qualsiasi cosa, è molto più buona e nutriente di una merendina qualsiasi. Di qualsiasi merendina, non ce ne sta uno in particolare che sia migliore del pane. La mattina, quando vi alzate, pretendete dai vostri genitori una bella fetta di pane con l'olio, una bella fetta di pane con la marmellata sopra. Vi sentirete molto più sazi, nel corso della giornata non sentirete quel buco allo stomaco che poi durante la mattinata vi farà soffrire aspettando la ricreazione, ma una buona fetta di pane vi riempie veramente lo stomaco. Noi abbiamo fatto tanta pubblicità, abbiamo fatto tante battaglie per sensibilizzare i genitori a far questo, ma non ci riusciamo perché oggi la vita è tutta una corsa. Allora si entra nel supermercato, si compra il pane dove capita, non curandosi di chi sia questo pane, da dove venga, come venga fatto. E la gente, i nostri genitori comprano questa roba e poi la mettono sul tavolo e voi bambini ne andate a mangiare. Richiamate i genitori, il pane compratelo dal fornaio, consumate più pane e ricordatevi che anche la masticazione è molto importante, queste merendine che si sciolgono in bocca e ci danno la pigrizia anche nel masticare, e ricordiamoci tutte queste cose. Avete visto quanto sacrificio lavorare, fare il pane? Ora un appello a voi, sensibilizzate voi i genitori, perché noi con loro non ci siamo tanto riusciti. Grazie, arrivederci.